Ciro. Con questa piccola clip, ragazzi, apro il video. La Lazio vince 4-0 contro la Sampdoria. Una Sampdoria che, anche è vero, non è più quel leggero d'andata, però fatemi dire che noi abbiamo fatto davvero una grandissima prestazione, quantomeno nel primo tempo. Penso che abbiamo fatto uno dei migliori primi 45 minuti di questa Serie A, perché abbiamo dominato letteralmente la Sampdoria. Meritavamo di stare già 4-0 a fine primo tempo. Poi nel secondo tempo, giustamente, Inzaghi avrà deciso un po' di contenere il risultato. La squadra ha abbassato notevolmente i ritmi, anche se poi lì abbiamo costruito il nostro 3-4-0 con un Ciro Immobile davvero fantastico, che riesce a mettere dentro due palloni che non erano facili, soprattutto se si guarda la partita di Immobile, che non è riuscito a dare la sua solita impronta. Però un attaccante conta segnare, per l'attaccante conta finire sul tabellino dei marcatori oppure finire sul tabellino degli assist. E ragazzi, mi fanno complimenti anche a Nani a questo punto, perché nonostante il piccolo minutaggio concesso a Inzaghi, riesce ad approfittare benissimo, entra benissimo in campo. Poi era allo stadio, ragazzi, si è allenato davvero duramente, era l'unico dei giocatori che si stavano scaldando, che si faceva sempre avanti e indietro, avanti e indietro. Aveva voglia di mangiarci l'erba sul campo. Infatti, quando è entrato, ha confermato questa mia ipotesi, perché andava a destra e a sinistra, correva, rubava i palloni. Il quarto gol della Lazio nasce proprio grazie a lui, a un suo recupero che poi innesca Ciro Immobile contro Viviano. Quindi complimenti a Nani, ma fatemi fare i complimenti un po' a tutti, perché Stracoscia fa una parata incredibile, incredibile sul 2-0, che poteva riaprire il risultato su quel calcio d'angolo dove lui si butta, vede la palla all'ultimo e riesce comunque a deviarla. E salva, secondo me, anche un po' la prestazione della difesa, perché ok, la grandissima prestazione di Radu, ragazzi, se Radu gioca ancora così pure l'anno prossimo, rinnovateglielo a vita, perché questo più invecchia più è forte. De Vrij, si sa, non lo scopriamo soltanto oggi, Stefan, un calciatore straordinario, un difensore che secondo me farà bene ovunque lui voglia andare, anche se nel mio cuore spero vivamente che possa rimanere, con una notizia a sorpresa. Però purtroppo le cose parlano essere già scritte, soprattutto per quello che ha detto il nostro DS Glidare. Poi c'è Martin Caceres, un Caceres che sta bene di testa, è riuscito 2-3 volte a spazzare via palloni pesanti, il che mi fa pensare che è giusto rinnovargli il contratto, soprattutto per queste ultime prestazioni, perché Caceres indubbiamente ti dà più di Wallace e Bastos attualmente, due giocatori che sono secondo me un po' spariti pure dai radar di Inzaghi. E ragazzi, non c'è poco da aggiungere su quei due. Centrocampo, che c'è da dire, lei va ancora una volta, ti ruba pallone e ti imposta. Milinkovic fa gol in questa partita, mi sento di dire che si è completamente ripreso dopo il piccolo acciacco che ha avuto. Parolo purtroppo si infortuna, poi però ragazzi, l'Inzaghi fa qualcosa di straordinario, mette Lulic a centrocampo, Lulic fa una partita incredibile, ragazzi, Lulic ha fatto davvero una partita incredibile, non avrà segnato, non ha fatto assist, però secondo me merita il 7, perché era ovunque, poi lui dove lo metti sta. Io penso che tutti gli allenatori della Serie A vogliono un giocatore come Senad Lulic in squadra, perché è eccezionale. Lukaku non mi delude, nonostante io continuo a dire che secondo me lo hanno un po' bloccato, perché questo giocatore una volta andava sul fondo, saltava uomo e crossava, adesso si limita un po' a fare il compitino, non so il perché, però se il risultato è questo, se comunque Lukaku migliora sulla fase difensiva e incala un po' su quella offensiva, va bene comunque. Attacco, che vedo di Felipe Anderson, non fa forse la migliore prestazione di sempre, però aiuta la squadra. Ciro invece, ecco, magari non fa la sua miglior partita, ma per gli attaccanti, ragazzi, conta segnare, e Ciro Immobile ne ha fatti ben due. 29 gol in Serie A, scappa dai Gardi, sale anche dallo scarpa d'oro, anche se Salah e Messi vanno davvero a 3.000. Però Ciro Immobile è straordinario, ma non lo scopriamo per lui soltanto oggi. Ciro Immobile l'anno scorso ha fatto tantissimi gol, quest'anno addirittura sta riuscendo a superarsi, spero ovviamente nel mio cuore che possa quantomeno eguagliare un campione come Gonzalo Higuaín, che ne ha fatti 36, lui ha 29, mancano 4 partite. Se poi lui ci riuscisse, sarebbero anche molto importanti per la Lazio, perché fare circa 7 gol in 4 partite significherebbe stare proprio tranquilli e non pensare né a quello che farà la Roma in queste 4 partite né a quello che farà l'Inter, perché se uno attaccante fa 7 gol in 4 partite, mi viene da dire, ti assicuri quantomeno 3 risultati su 4, ecco. Domenica ci aspetta il Torino, una squadra che a me piace moltissimo, nonostante quest'anno abbia reso davvero poco, sia con Sinisa Mihajlovic, sia un po' anche con Mazzarri, anche se Mazzarri è riuscito un po' a ridargli un vero senso. Hanno un attacco assurdo, perché Ljajic non so come faccia a stare fuori rosa, nonostante a me non piace a livello caratteriale, però tecnicamente è un mostro. C'è il Gallo Belotti che non segna da non si sa quanto, sicuramente contro di noi potrebbe farci male, perché se sai, queste sono le partite dove temi questo, che gli attaccanti si risvegliano. Ho avuto paura di Schick, figurati, non ho paura di Belotti, che stimo tantissimo. Poi hanno Iago Falchi, hanno Nyang, hanno comunque un buon centrocampo,
Certo, noi dobbiamo un po' insistere sulla difesa perché l'attacco nostro con 83 gol può farne davvero tanti al Torino e soprattutto se affrontiamo le partite come abbiamo affrontate oggi e come le abbiamo affrontate con la Fiorentina, sicuramente anche per la difesa del Toro non ci può essere nulla, nulla da fare perché l'attacco nostro è straripante, abbiamo fatto più gol della Juve, 83 gol, ragazzi, attualmente ce l'hanno il Barcellona, ce l'ha il Bayern Monaco, squadre incredibilmente forti e quest'anno la Lazio si sta dimostrando incredibilmente forte. Spero ovviamente di riuscire a prendere anche 3 punti contro il Torino. Dai Lazio, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Davvero è tutto, ciao belli!